Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia-Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETG Bologna. In apertura oggi la cronaca: monterebbe a oltre 100.000 euro il bottino della rapina messa a segno nella giornata di ieri vicino a via Finzi, in pieno centro a Bologna. Come vi abbiamo anticipato ieri nel nostro notiziario, un rappresentante di gioielli sessantenne intorno alle 13 è stato avvicinato da due uomini in sella ad uno scooter ed è stato derubato. Vediamo i dettagli nel servizio. Da una prima stima dei carabinieri ammonta a oltre 100.000 euro il bottino della rapina messa a segno ieri intorno alle 13 tra via Finzi e piazza Malpighi in pieno centro a Bologna. Un rappresentante di gioielli sessantenne in strada è stato affiancato da due uomini che in sella a uno scooter e con il volto coperto gli hanno strappato la valigetta dalle mani e sono scappati a tutta velocità. Immediata la chiamata al 112. La compagnia Bologna Centro ha avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in via Finzi, in via dei Gombruti, in via Barberia e in piazza Malpighi, da chiarire se uno dei due banditi abbia minacciato il rappresentante di Preziosi brandendo un'arma, forse una pistola. Raccolte anche alcune testimonianze da persone che erano in strada al momento della rapina. Sono ancora in corso le indagini coordinate dalla procura. E ancora cronaca, momenti di grande paura ma nessuna conseguenza questa mattina a Bologna per una donna che stava passeggiando con il cane spingendo il nipotino a bordo del passeggino lungo il margine del canale navile. Uno strattone improvviso del cane ha fatto cadere la donna e precipitare il passeggino con il bimbo in acqua. La donna ha dato immediatamente l'allarme e con l'aiuto di alcuni passanti ha recuperato subito il bimbo. Sul posto è intervenuta la squadra volante della polizia che ha fornito ausilio nei soccorsi, agevolando l'intervento del 118 che ha trasportato il bambino in ospedale. Per lui fortunatamente nessuna conseguenza. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. Una commissione consiliare movimentata questa mattina a Palazzo D'Accursio. Il gruppo Bologna ci piace ha presentato un ordine del giorno sull'utilizzo dei monopattini, chiedendo casco e assicurazione obbligatoria per tutti per rafforzare la sicurezza sulle strade. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale di Bologna ci piace, Gianmarco De Biase. Vediamo cosa ha detto. Gianmarco De Biase, consigliere comunale Bologna ci piace, questa mattina si è tenuto la commissione consigliare argomento viabilità, monopattino. Il codice della strada prevede l'utilizzo del casco obbligatorio per i minorenni, voi chiedete che sia obbligatorio per tutti e chiedete anche l'obbligo di una polizza assicurativa. Come è andata alla fine? Allora, è andata abbastanza bene, ci si è confrontati con visioni e approcci diversi rispetto al problema e noi non abbiamo voluto e non vogliamo strumentalizzare questo ordine del giorno per andare contro a una mobilità sostenibile, cosiddetta dolce, anzi siamo favorevoli finché venga incentivata la mobilità dolce alternativa all'utilizzo delle macchine a motore a scoppio. Però a noi preme ancora di più la tutela della salute dei cittadini, quindi anche degli utilizzatori dei monopattini. Ci si confronterà poi in consiglio comunale quando si dovrà votare quest'ordine del giorno. Restiamo nei dintorni di Palazzo D'Accursio perché la Giunta ha deciso di fermare, di stoppare l'alienazione, cioè la vendita del patrimonio residenziale pubblico, istituendo contestualmente un gruppo di lavoro per la ricognizione del patrimonio esistente per comprendere quali immobili possono essere utilizzati per le politiche abitative. Sull'argomento sentiamo la vice sindaca Emily Clancy. Ecco, avete deciso di stoppare l'alienazione degli alloggi di proprietà comunale, perché questa decisione?
Ma sicuramente ci troviamo in una fase storica diversa da quella del 2013 in cui quel piano di alienazione era stato votato dal Consiglio. In quel momento c'era anche la necessità probabilmente di fare cassa per poter fare delle ristrutturazioni del patrimonio pubblico. Io penso che adesso siamo in una fase storica in cui prevale la domanda sociale, bisogna dare casa alle persone, non possiamo permetterci di vendere i nostri gioielli di famiglia, abbiamo anche l'opportunità di concorrere a dei piani straordinari come i finanziamenti che arriveranno dal PNRR, dal Fondo Complementare o i crediti fiscali che arrivano col super bonus che ci permettono di utilizzare quelle risorse per ristrutturare il nostro patrimonio pubblico e ragioneremo invece su come incrementarne la portata e il numero. Naturalmente questa è una misura che pensa sostanzialmente alla fascia più fragile della popolazione, quindi chi può accedere alle case popolari. Contestualmente stiamo lavorando sull'agenzia sociale per l'affitto o sul rinnovo del canone concordato insieme alle parti sociali in un'ottica metropolitana e questo chiaramente invece andrà a calmierare il mercato degli affitti e a rispondere a quella fascia grigia che non è abbastanza fragile per accedere a una casa popolare ma che tuttavia non può permettersi un affitto a canone libero. Il Comune di Bologna ha stanziato 350.000 euro per l'acquisto di taxi elettrici o ibridi. La stessa cifra era stata erogata anche lo scorso anno, nel 2021, ma la novità è che gli incentivi di quest'anno saranno estesi anche all'acquisto di veicoli usati. Vediamo. Prosegue l'erogazione dei contributi ai taxisti per incentivare l'utilizzo di auto e veicoli a basso impatto ambientale in linea con quanto previsto dal PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, e dal PGTU, Piano Generale Traffico Urbano, per promuovere una mobilità urbana integrata e sostenibile in tutta l'area metropolitana bolognese. La giunta che regge Palazzo D'Acuzio infatti ha messo a disposizione per il 2022 ulteriori 350.000 euro per prorogare il bando dello scorso anno, confermandone i contenuti ed estendendo la possibilità di fare domanda anche per l'acquisto di veicoli usati, anche in relazione ai tempi molto lunghi di consegna dei veicoli nuovi. Lo scorso anno erano già stati assegnati contributi per 350.000 euro, di cui un'ultima tranche verrà liquidata a breve, per un totale quindi di 700.000 euro nel biennio 2021-2022. Per i veicoli nuovi o a chilometro zero si potrà chiedere un contributo massimo di 8.000 euro per un'auto elettrica o di 5.000 per un'auto ibrida. Per i veicoli usati, almeno Euro 6, il contributo massimo sarà di 4.000 euro per le auto elettriche o di 2.500 euro per le auto ibride. In ogni caso il contributo non sarà superiore al 50% della spesa sostenuta. Punto di riferimento per l'intera procedura fino ad esaurimento fondi sono le centrali radio, taxi, CAT e Cotabo che raccoglieranno le richieste ed erogheranno i contributi. Possono richiedere i contributi anche i titolari di licenza taxi del circondario di Bologna, che comprende i comuni di Anzola, Calderara, Casalecchio, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo, Zano, Pianoro, Sasso Marconi, San Lazzaro e Zola Predosa. E voltiamo pagina ancora una volta. Pedofilia e pedopornografia, crimini contro l'umanità, è il titolo dell'incontro che si è tenuto ieri sera a Villa Pallavicini, alla periferia di Bologna. A parlare dell'argomento anche il Cardinale Zuppi, vediamo. La preoccupazione della Chiesa è la difesa dei più deboli e dei più piccoli. Così il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, ieri sera ospite dell'incontro su pedofilia e pedopornografia, crimini contro l'umanità, che si è svolto all'interno di Villa Pallavicini, a Borgo Panigale, Bologna. Ascolteremo una persona che da anni ha identificato questo problema e anche chi è coinvolto. E questo ci aiuta perché la preoccupazione della Chiesa è per la Chiesa stessa e ovviamente per tutti, è la difesa dei più deboli, dei più piccoli, quindi è un momento importante di riflessione e di consapevolezza. È stata l'occasione per l'arcivescovo per fare un cenno alla situazione in Ucraina e agli sforzi diplomatici del Vaticano. Speriamo, il Papa ha parlato con il Patriarca Kirill e speriamo che queste vie, questi incontri, come portino quanto prima al cessate il fuoco. E le guerre finiscono sempre nel dialogo, quindi speriamo che quanto prima si possa arrivare ad una identificazione perlomeno di vie di uscita e che si arrivi subito al cessate il fuoco.
Lo sport, il basket, serata amara per la Virtus in Eurocup alla Segafredo Arena Lubiana, ha vinto 86-74 superando le V nere nel girone, vediamo. Una sconfitta che complica il cammino europeo della Virtus, una battuta d'arresto raccontata dai numeri con i 51 punti subiti nei primi due quarti, 31 soltanto nel primo periodo. 74-86 il risultato finale, un meno 12 che brucia e lascia le V-nere al quinto posto nella classifica del girone, a pari merito con Lubiana che avanza per la differenza canestri. In salita dunque la strada in Eurocup per la formazione di Scariolo, ieri assente causa Covid, con la squadra diretta sul parquet da Diana. Non basta ai padroni di casa il buon debutto di Scenghiglia con 14 punti. Senza Bellinelli ed Hervey, con un netto passo indietro di Hackett, la Virtus insegue sempre, senza mai mettere la testa in avanti. Domani è in programma il recupero fra Bursaspor e Venezia, che insegue i bianconeri con 7 vittorie e altrettante sconfitte. Seconda partita europea in questa settimana per i lagunari, ieri in campo a Valencia, e che saranno di scena proprio alla Segafredo Arena domenica sera in campionato. E per il momento è tutto, appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.